Pescara promossa a pieni voti per il grande evento della G7. La città ha risposto bene sotto tutti i punti di vista, dimostrandosi accogliente e pronta a ospitare appuntamenti di questa portata. Intanto, presentandosi con il suo abito migliore, ha saputo farsi apprezzare dagli ospiti internazionali che si sono alternati nei 3 giorni di incontri all'Aurum. L'ex presidente della Commissione europea Barroso, innamorato della Pineta Danunziana, così come i rappresentanti di governo di Francia e Giappone, mentre sui social l'ambasciata del Kenya a Roma ha postato una bellissima foto della città. Riconoscimenti importanti rafforzati anche dai messaggi emersi, la presenza unica delle delegazioni di Libano, Palestina e Israele, le importanti decisioni sul piano umanitario, come la partenza di questa mattina da Genova di ulteriori 15 tir di beni alimentari per Gaza con il benestare di Israele per il piano Food for Gaza, per quello che resterà nella storia come lo spirito umanitario di Pescara. Lo spirito di unità, di coesione, di collaborazione, di partecipazione, un'attenzione particolare ai deboli, a coloro che soffrono, a coloro che chiedono una mano tesa. Pescara è stata sempre la città dell'accoglienza, la città della cooperazione e credo che si sia confermato appieno questo spirito che è stato anche inserito nelle azioni del G7 e soprattutto negli atti del G7, quindi rimarrà nella storia questo spirito di Pescara, la nostra città che appare come una città che dà un segno di speranza anche con la messa a dimora di quest'ulivo che rimarrà a ricordo di un G7 che è stato fantastico per la città di Pescara, ma credo che abbia segnato anche un passaggio importante nei destini del mondo. Con il G7 Pescara ha riconquistato la sua reputazione di città in grado di ospitare qualunque evento di caratura politica, culturale e mondiale, ha poi aggiunto il Presidente del Consiglio regionale Lorenzo Sospiri. Un lavoro cominciato dalla Regione Abruzzo già quando abbiamo sostenuto l'apertura del Museo dell'Ottocento, oggi location privilegiata di uno dei grandi appuntamenti del G7, dunque una struttura di dimensione internazionale. I ringraziamenti di Tajani che ha parlato di Pescara come una città all'altezza l'importanza dell'evento. Sono ringraziamenti che ho sentito più volte in questi giorni, mi riempiono di orgoglio per la città perché poi il vicepresidente del Consiglio, il ministro degli esteri che gira tutto il mondo, che ha partecipato a tantissimi G7 e ha parlato di Pescara come una città all'altezza della situazione, anzi qualcuno ha detto che questo è stato il G7 migliore di quelli che sono stati fatti fino ad oggi, penso che per noi sia una grande soddisfazione che vale per tutta la città, per tutti i cittadini che si sono dimostrati veramente responsabili, perché in questi giorni abbiamo visto un'altra città, forse dobbiamo anche ripensare ai ragionamenti su Pescara, perché a Pescara abbiamo visto che si può arrivare senza ingolfarla, perché noi non abbiamo chiuso un'attività, non abbiamo chiuso una scuola, gli uffici sono stati tutti aperti, ha funzionato tutto. Tutto bene anche dall'altra parte del G7, si temevano problemi per il corteo di ieri sera di movimenti, sindacati e organizzazioni contrarie all'evento. Invece la manifestazione è stata assolutamente tranquilla e pacifica, tuttavia il giudizio nei confronti della kermesse è stato ovviamente estremamente negativo. E non si rendono conto che loro non sono tutto il mondo, sono una parte del mondo e pensare di essere gli unici al mondo porta disastri. La guerra è anche il prodotto di questo. Certamente il premio per lo striscione più ironico e più efficace sotto certi aspetti va a questo di Massimiliano Di Piglio, Welcome to Pescara, Capital of Cocaine. No Massimiliano. Volevamo evidenziare questa ipocrisia del G7 e soprattutto dire che invece di mandare aiuti in Palestina e mandare aiuti in Ucraina e poi mandare contemporaneamente armi in Israele e in Ucraina, francamente lascia il tempo che trova, insomma lo dice la parola stessa, è una incoerenza totale. È il G7, i paesi del G7 che armano, finanziano il genocidio a Gaza. Noi siamo in piazza per dire che non vogliamo essere complici, vorremmo un'Italia che come ai tempi di Pertini si schierava con nettezza per i diritti del popolo palestinese. E questo G7 tra l'altro non solo è un'alleanza di guerra, perché promuove la guerra contro la Russia, la Cina e quindi quella che il Papa chiama la guerra mondiale a pezzi, in cui muore la povera gente. Noi chiediamo il cessate il fuoco in Ucraina come nel Medio Oriente e che sia avviata una politica diversa,